C'era chi aveva la Ferrari, chi la barca, chi molteplici appartamenti, chi un autonoleggio con 27 auto, chi una scuola di ballo. E persino chi si è inventato di avere dei figli. Hanno scoperto una truffa ai danni dello Stato da ben 20 milioni di euro i carabinieri del comando interregionale, i quali, insieme con i militari del comando tutela del lavoro, tra il 1 maggio e il 17 ottobre scorsi, hanno scoperto 5.000 irregolarità tra Campania, Puglia, Abruzzo, Molise e Basilicata. Ben 1.338 erano già noti alle forze di polizia, 90 hanno condanne o precedenti per gravi reati di tipo associativo. Tra Abruzzo e Molise i militari hanno controllato 6.445 dei 27.632 nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza per un totale di 10.642 soggetti. Sono state riscontrate 383 irregolarità, pari al 5,9% dei controlli effettuati, e denunciate in stato di libertà 300 19 persone, 163 delle quali note alle forze di polizia, due per gravi reati associativi. Tra i casi più eclatanti di indebita percezione del reddito di cittadinanza, un settantenne convivente con un funzionario comunale che non è indagata possedeva una lussuosa Ferrari, numerosi immobili e terreni di proprietà. Una delle persone individuate ha dichiarato la presenza nel proprio nucleo familiare di sei minori stranieri, mai censiti in quel comune, con i quali non aveva alcun vincolo di parentela. Ed ancora, una coppia ha inserito nel proprio nucleo familiare la presenza di parenti, in realtà residenti in Germania. Le irregolarità emerse sono 4.839, il 12,6% dei 38.450 nuclei familiari controllati per un campione di 87.198 persone. Secondo l'INPS, allo scorso 30 aprile risultavano percettori del sussidio in Campania, Puglia, Abruzzo, Molise, Basilicata, oltre 387 famiglie. Le denunce riguardano 3.484 persone, 9,1% rispetto al numero dei nuclei familiari controllati. Di questi ultimi, il 38,4% sono soggetti già noti alle forze di polizia, tra cui il 2,6%, 90, gravati da condanne o precedenti per reati associativi. L'azione di contrasto ha evidenziato che nel periodo e nel territorio controllati le irregolarità riscontrate hanno generato oltre 19 milioni di euro percepiti indebitamente. Tra i soggetti deferiti nell'intera operazione, il 60,2% sono uomini, 2097, il restante 39,8% donne, 1387. Inoltre, il 59,4% dei deferiti sono cittadini italiani, 2071, mentre il restante 40,6% di nazionalità straniera, 1431.